In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Invece in 42 Italia e sulla negli Stati Tribune. Uniti questa è la situazione normale, diciamo, cioè i professori poi paradossalmente fanno carriera in base alla ricerca che fanno, ma gli unici obblighi che hanno sono quelli di insegnare, che è una cosa abbastanza stupida perché uno potrebbe essere un ottimo ricercatore, come spesso succede, e un pessimo insegnante, quindi uno fa insegnare gente che non è in grado di insegnare, no? E Che viceversa. volevo provare anch'io. In realtà ci pensavo da tanto tempo, però mi dicevo, ma questo lavoro così bello non può capitare a me, non posso farlo io, non è possibile. E per cui non me l'ero mai detto veramente. Quando insomma, ci ho provato con questa scuola che è quella del Teatro Stabile di Torino e sono entrata così da un giorno all'altro in questo mondo dove avevamo lezioni tutti i giorni, 8 ore al giorno, anche sabato e la domenica per tre Cioè, la anni. divulgazione è il ponte fra coloro che fanno la ricerca e coloro che invece fanno parte del pubblico e risale all'antichità. Pitagora è quello che ha iniziato questa doppia figura dello scienziato, da una parte come il pensatore esoterico che parla soltanto ai suoi studenti e dice delle dottrine che sono quasi segrete, no? Infatti i pitagorici erano quasi una confraternita come i Carbonari, no? O altre società segrete. E dall'altra parte fa invece queste cose esoteriche, cioè che si rivolgono al pubblico e tra l'altro è interessante, questo potrebbe esserlo perlomeno dal punto di vista etimologico, perché coloro che andavano a scuola da Pitagora, che volevano imparare il mestiere, si chiamavano apprendisti in italiano, ma apprendimento in greco si chiamava matesis e quindi si chiamavano matematici. Matematici non Sì, avevano si nulla a può che fare superare una crisi con con la conoscenza, è una conoscenza più vasta possibile, che non vuol dire diventare onniscienti, ma quantomeno avere idea, no, di Valzer è quello un che film esiste. particolare perché è stato girato in un unico piano sequenza e questo vuol dire che la macchina da presa inizia e finisce alla fine del film, quindi segue continuamente gli attori ed è stato molto difficile tecnicamente proprio da realizzare. Abbiamo provato avevamo poi poco tempo a disposizione, abbiamo provato per una settimana e non riuscivamo mai ad avere il film completo, senza interruzioni, senza insomma, errori. E alla fine mancavano 2 giorni, noi facevamo una ripresa al mattino, una al pomeriggio, quindi avevamo le ultime 4 riprese a disposizione e scoraggiati abbiamo detto vabbè, non è andata, non riusciremo mai a portare a termine questo lavoro e pazienza, adesso divertiamoci. Da quel momento sono venute 4 riprese, tutte e 4 perfette e è stata scelta, mi sembra, la seconda di queste 4. E questo mi ha fatto Arriva capire questo che... giornalista, no? E chiede al Mahatma Gandhi, no? Con la sua prosopopea, dice: Mahatma Gandhi, che cosa pensa lei della civiltà occidentale? E Gandhi gli rispose: sarebbe una bella idea, no? Perché ovviamente no, lui non pensava affatto che ci fosse, no? Dice: però certo, dice, se ci fosse sarebbe forse una buona cosa. E la democrazia io la definirei nello stesso modo. Se qualcuno mi chiede cosa pensa della democrazia, dico: certo, sarebbe una bella idea. Peccato che non ci sia, no? E ora uno può dire: ah, ma questo è disfattismo, no? Perché però. Come diceva Rousseau anche. Beh, certo, lui poi lo diceva naturalmente, ma i matematici, no, lo dicono in una maniera diversa, nel senso che. Però lei prima ha detto anche che la verità non esiste. Ah, Allora certo. io mi chiedo, tra i media si può leggere la verità, soprattutto in un rimbalzo di numeri senza citare fonti? Non lo so. Io ho qualche dubbio sui numeri. Lei è un Chiediamola a matematico. Valeria, fortunatamente tocca a lei adesso rispondere. Quindi. Infatti, l'ho Io detto non alla posso fine. dire cosa mi piace di più, perché mi Grazie. affascinano tutti e due o tutti e tre, se ci mettiamo anche la televisione, questi mondi. Il teatro, che è quello che mi è mancato tanto in questo periodo di sospensione,
mi è mancato proprio per il contatto con il pubblico. Quando si fa uno spettacolo, lo spettacolo cambia ogni sera, perché è vero che l'attore cambia ogni sera a seconda di come la fa, ma anche per il pubblico, cioè come se ci fosse un respiro comune tra gli attori sul palco e il pubblico in platea, è quasi insomma un rito, qualcosa che viene consumato Io non lo insieme, so quindi se è. noi ce lo siamo dimenticati o volevano, perché voglio dire, l'essere umano è prima di tutto pensiero, no? Quindi lo Stato dovrebbe garantire il benessere del pensiero prima che del corpo. Non lo so, ma questa è la Beh, mia opinione. però forse fa comodo. Io ho sempre avuto questo pensiero, non so se sono, cioè, insomma, troppo, però penso che faccia molto comodo avere delle persone non pensanti, no? È più facile dirigerle, manovrarle. Perfetto, non c'è Infatti, io altro direi da che anche dire. nel caso dell'affermazione che l'essere umano è soprattutto pensiero, sarebbe una bella cosa, certo, sarebbe una bella idea, ma non credo che sia così, purtroppo. Anzi, quando uno si guarda intorno si accorge che è esattamente il contrario. Cioè, che Certamente a volte subito provocava così, no? Dice: un momento, un momento, che sono matematico, lo dimostro. Le donne sono stupide perché alle donne piacciono gli uomini, no? E questo allora diventa un po' più complicata, no, la cosa. E per fortuna che ci sono differenze fra i sessi, eccetera, ma e il problema è che oggi non si può più dire questo, o magari si può dire in astratto che ci sono delle differenze, ma se uno poi cerca di mettere il dito, dice: vabbè, se siamo diversi, dove siamo diversi? Ah, questo non lo si può dire. In particolare, io ero cascato qualche tempo fa in una polemica, dove naturalmente poi casco anche perché in genere me le vado a cercare, perché mi diverto un po', a provocare, no? E avevo fatto notare una cosa interessante, che se uno prende i premi Nobel, che sono una cosa oggettiva, no? Non è il problema che il fatto che ci siano stati poche donne premi Nobel, e quelle ci sono motivazioni di tanto gen di tanti generi, ma non è di quello che parlavo io. Ma coloro che l'hanno preso il premio Nobel, nelle varie materie, sono una cinquantina di donne, no? Sono distribuiti in maniera molto disuguale. Uno potrebbe pensare ce n'è un certo numero in medicina, un certo numero in fisica, più o meno uguale, no? Un certo numero in chimica, in letteratura, nella. No, invece, perché. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.